L'obiettivo di questa mostra è di far comprendere che Pompei ha sempre tante storie da raccontare. Le storie non sono solo quelle scritte, le storie sono anche quelle raccontate dagli oggetti. E Pompei è composta di oggetti che vanno dai vasi alle statue, ma anche alle strutture architettoniche, alle case, ai templi, alle piazze. Ed è possibile poter ripercorrere le strade di Pompei anche dopo averla visitata 10, 100, 1000 volte per scoprire sempre nuovi racconti. Il punto di vista è quello delle anime della Grecia. La Grecia non è un'unica identità, sono tante identità diversificate nel tempo, diversificate nello spazio, e Pompei entra in contatto con questi mondi infiniti, li assorbe, li rilancia, li rigenera, e allora con un po' di consapevolezza, è quello che vorremmo cercare di fare con questa mostra, è possibile poi, finita la visita, uscire nuovamente per i vicoli, per le strade, per le case di Pompei e riscoprire quanto di greco la città ancora nasconde. È una mostra che crea connessione tra Pompei e Napoli in antico, perché la fondazione di Napoli nel Golfo di Napoli, quando Pompei era già stata fondata ormai da circa un secolo, crea una grande trasformazione che Pompei subisce, lo raccontiamo nella mostra, ma crea una connessione anche con il Museo di Napoli. È una connessione voluta dal soprintendente Massimo Sanna, che ha pianificato una serie di mostre che uniscono il grande museo, che era il museo di Pompei nel 700 e nell'800, e che oggi tornano a dialogare e a unirsi. Quindi comincia qui con la mostra Pompei e Greci e prosegue nel Museo di Napoli con una mostra dedicata agli amori divini, al racconto dell'amore nel mito e nelle immagini del mondo antico e del mondo contemporaneo. È una mostra molto attuale perché parla di contatti, migrazioni, movimenti di genti. Mette al centro dell'attenzione Pompei, ma Pompei come luogo, un luogo straordinario, di un golfo di Napoli altrettanto straordinario, che nel corso della sua storia ha intessuto rapporti con tutte le popolazioni vicine e con le genti del Mediterraneo. E vuole un po' dimostrare anche quanto i fenomeni di migrazione in fondo arricchiscano le culture, perché le culture sono fluide, le culture sono permeabili, le culture non sono monolitiche, e questo è un insegnamento della storia che dovremmo ricordare ancora oggi.